Oggi, 3 febbraio 1959, Mason City, Iowa. È da poco passata l'una di notte quando a poche miglia dall'aeroporto dal quale era decollato qualche minuto prima un piccolo aeroplano, Beechcraft Bonanza, si schianta al suolo. Nessun superstite. A bordo del velivolo, oltre al pilota, viaggiano tre musicisti che il giorno dopo sarebbero dovuti esibire a Fargo, nel North Dakota, per la data successiva di un festival rock itinerante chiamato Winter Dance Party Tour. I tre artisti sono un ex DJ texano, Jace Perry Richardson, detto The Big Bopper, un giovane californiano di origine messicana, Ricardo Valenzuela, noto con il nome d'arte di Richie Valens, e Charles Arden Holly, meglio conosciuto come Buddy Holly, stella di prima grandezza nel panorama musicale di quegli anni. La tragedia, la prima nella storia del rock and roll, colpisce così tanto l'immaginario degli appassionati che il 3 febbraio 1959 diventa per tutti The Day the Music Died, il giorno in cui è morta la musica. È un destino beffardo quello che si accanisce sulle tre giovani rock star. Buddy Holly e due membri della sua band, Tommy Alsop e Waylon Jennings, una futura star della country music, stanchi per il concerto appena tenuto a Clear Lake, non hanno alcuna voglia di intraprendere quel lungo e faticoso viaggio notturno in pullman. Loro, il North Dakota, tappa successiva del tour, lo avrebbero raggiunto su un piccolo velivolo a noleggio. Poco prima della partenza, però, Alsop e Jennings sono costretti a cedere i loro posti sull'aereo alle altre due attrazioni del Winter Dance Party Tour. Big Bopper, raffreddato e febbricitante, non è obiettivamente in grado di sobbarcarsi uno spostamento così lungo sullo sgangherato bus messo a disposizione dagli organizzatori che, tra l'altro, ha l'impianto di riscaldamento guasto. Ne andrebbe della sua salute. Waylon Jennings gli cede il posto, mentre Alsop perde il suo giocandoselo a testa e croce con il 17enne Richie Valens. Le tempeste del Midwest possono diventare un ostacolo insormontabile per un pilota d'aereo poco avvezzo nel lottare al buio contro neve e vento. E così l'ultimo volo dell'inesperto aviatore Roger Peterson dura poco più di 5 minuti. L'aereo si schianta in un campo poco lontano dalla pista di decollo. Se durante la bufera a bordo del Beechcraft Bonanza, Buddy Holly, Richie Valens e Big Bopper maledicono un destino crudele, anche Waylon Jennings non smetterà mai di maledire quel giorno e quella frase detta al suo amico Buddy Holly. Ricordo l'ultima volta che ho visto Buddy, racconta. Mi ha chiesto di andare a comprare degli hot dog. Si dondolava su una sedia appoggiandosi al muro e mi prendeva in giro. Mi ha detto scherzando, allora è vero che non vieni con noi sull'aereo? Sai cosa ti dico? Credo che il tuo autobus si trasformerà in un ghiacciolo. Ci sono 40 gradi sotto zero e tu come minimo ti beccherai una polmonite. Allora, quasi per sfidarlo, gli ho risposto: beh amico, spero che il tuo aereo si schianti. My Peggy Sue, well I love you girl, I want you Peggy Sue. I need you, Peggy Sue. I love you, Peggy Sue, with a love so